Benvenuti in questa nuova puntata di Donne di Fede. Oggi il mondo festeggia la festa della donna, ma le donne di Dio festeggiano tutti i giorni perché sono donne realizzate in Cristo, felici in Dio. Soprattutto donne che hanno una pace profonda nel cuore perché hanno ricevuto la presenza di Dio nella loro vita, hanno ricevuto una chiamata da parte di Dio e in Dio possono trovare la loro felicità, la loro stabilità. Non abbiamo bisogno di conquistare niente. No, è vero, oggi si ricorda la conquista dell'uguaglianza e tutto quanto, ma c'è una cosa bella, l'unica cosa forse che abbiamo in comune con questa festa che oggi il mondo festeggia è il colore giallo delle mimose. Perché ho letto da qualche parte che questo colore giallo simboleggia il passaggio tra la morte e la vita. Allora mi sono detta, ma guarda, forse è una cosa in comune, allora ce l'abbiamo, quindi possiamo festeggiare proprio la nostra nuova vita in Cristo Gesù. Ed oggi infatti parleremo e vedremo insieme quanto è bello essere donne di Dio, quanto valore Dio ha dato alle donne, come il Signore si vuole usare di noi donne e quanto è meraviglioso Gesù che ha fatto la differenza in un mondo dove c'erano uomini che non davano valore né alle donne né ai bambini, perché non ci vogliamo dimenticare che anche i bambini erano fortemente discriminati, ma quando è arrivato Gesù ha fatto la differenza. L'influencer per eccellenza di tutti i tempi, quello più potente, è stato proprio Gesù, che ha rotto ogni schema, non si è fatto influenzare dalla cultura del momento, ma lui ha dato valore a tutti allo stesso modo. E noi oggi vogliamo appunto parlare di noi donne di Dio, vogliamo anche farvi ascoltare alcuni messaggi che vengono da donne per altre donne e vogliamo di questo argomento straordinario perché ci interessa, di parlarne insieme a Simona Chiarioni. Simona, benvenuta. Ciao Marianna, ciao a tutti quanti. Ciao carissima. Presentati. Auguri, Simona, Mariana. Per chi non ti conosce, grazie, Dio ti benedica, Dio benedica tutte le sue anche donne. Simona, presentati per chi non ti conosce e poi dopo iniziamo a parlare del ruolo di noi donne, di quanto gioiamo in Cristo. Prego. Grazie. Allora, molti mi conosceranno perché già sono ospiti da te già diverse volte, grazie di fatti dell'invito per questa giornata dell'8 marzo. Allora, io sono una donna, sono romana, nasco a Roma e poi piano piano ho avuto una conversione molto importante, ho incontrato davvero l'uomo della mia vita, Gesù, che ha trasformato, ha stravolto davvero completamente la mia vita e quindi oggi io mi ritrovo a Firenze, sto guidando una chiesa evangelica e amo davvero parlare di Dio, amo proprio come sentire sempre la presenza di Gesù quando si parla e si condivide. Quindi oggi sono molto felice proprio di parlare delle donne perché so che proprio Gesù anche ha un amore molto particolare per le donne, proprio un riscatto per loro. Che bello. Simona, la prima domanda che ti vorrei fare, ma le donne cosa pensano di se stesse? Sì, credo che questo sia un argomento molto delicato perché noi donne credo che siamo molto emotive e crediamo molto nei valori, siamo molto profonde, siamo a volte delicate come delle rose. E quindi molto spesso io parlando con tantissime donne, ma prima di tutto quello che è successo nella mia vita, iniziando a guardarmi un po' più dentro, ho cominciato a vedere che a volte non ci diamo troppo valore. Oppure se nell'esterno sembra che siamo forti, in realtà dentro siamo molto fragili. E quindi parlando con tantissime donne mi ritrovo sempre molto a incoraggiarle, a fargli comprendere davvero come invece sono delle donne forti, sono delle donne di valore. E questo confronto, cioè questo incoraggiamento io davvero l'ho iniziato a comprendere quando mi sono iniziata a specchiare su quello che Dio dice di me.
nel momento in cui ho iniziato a incontrare, diciamo, Gesù, qualcuno mi ha parlato di lui, la mia vita, diciamo, è stata proprio stravolta, ma anche a livello di valori, a livello proprio anche di concezioni personali. E quindi da lì ho compreso quanto anch'io non avevo una bassa stima, anche se poi io sempre sono da piccolina sempre considerata molto forte, ho giocato a calcio femminile, una donna molto in carriera, sono diventata commercialista prima poi di diventare a tempo pieno per Dio. Però in realtà dentro c'era una grande fragilità e quindi è come se io passavo tantissime ore della giornata a guardare gli altri, a guardare anche le relazioni, a vedere proprio i vari comportamenti, perché ero proprio molto colpita da questo, proprio perché come se c'era una parte di me dentro che era nascosta. E quindi nei momenti in cui il Signore è riuscito a tirarmi fuori questa parte, a farmi sentire davvero che sono una donna di valore, poi dopo condivideremo insieme alcune scritture che ce lo confermano, questo mi ha dato davvero il lancio per poter incoraggiare tantissime donne a specchiarsi davvero nel vero specchio, che è lo specchio di Dio. Quindi, se è vero che noi ci diamo poco valore, Dio ci ha dato invece un grande valore. Che cosa pensa Dio di noi donne? Questa forse è una domanda che si fanno tante donne che in questo momento ci stanno seguendo e stanno pensando, ma Dio cosa pensa di me? Cosa pensa di noi? Allora, Dio pensa cose meravigliose delle donne. Noi basta che possiamo solamente vedere Gesù quando lui è risorto il terzo giorno, a chi è apparso è apparsa ad una donna. E difatti, quando questa donna poi è andata a parlare ai discepoli, i discepoli erano increduli, non le hanno creduto. Difatti, poi vediamo nei momenti successivi dove Gesù, diciamo, sgrida i stessi discepoli. Gesù, ad esempio, parla alla Samaritana, a questa donna che era andata al pozzo. Perché aveva avuto cinque mariti, il marito con cui stava insieme non era suo marito, quindi Gesù fa proprio un incontro molto spesso con delle donne e a differenza della religiosità, a differenza delle regole, di quello che era stato stabilito intorno alla donna, perché comunque la cultura purtroppo era molto maschilista, lui invece non è andato oltre questo e quindi vedi proprio queste donne quando incontrano Gesù, cioè la loro vita, i loro valori completamente. E proprio cambiano, quindi vedi anche questa donna samaritana che si nascondeva, andava in un orario particolare della giornata per non farsi vedere da nessuno, quando incontra Gesù e quando scopre che lui era il Messia, quindi fa delle domande anche molto profonde, quindi le donne sono anche molto profonde, anche spiritualmente le donne sono molto profonde, Gesù risponde a quelle domande. Quando lei ritorna quindi nel villaggio, vediamo proprio una donna con grande autostima, una donna che proprio si è sentita amata. Si è sentita compresa e non ha più vergogna di nascondere anche le sue debolezze, le sue fragilità. Quindi io credo questo, quello che Dio pensa, ci sono tantissimi esempi nella Bibbia davvero che parlano di questo e ci possono proprio rassicurare le sue promesse. Quindi io invito davvero a tutte le donne, se ancora non hai incontrato Gesù, proprio di iniziare a rivolgersi a Lui e scoprire davvero il grande amore che Lui ha per te e per te che anche che sei donna. Visto che hai lanciato subito un messaggio per le donne che ci stanno seguendo, a questo punto insieme a te vorrei ascoltare altri messaggi che, di donne rivolte ad altre donne. Quindi prego la regia di mandare in onda i primi video. Carissimi, buongiorno, buongiorno da voi, tutti voi del canale Parole di Vita, buongiorno a te Pastore Simona, Marianna, gloria a Dio, sono un'amica del Pastore Simona, sono il Pastore Patrizia qui da Firenze, della zona sud della città, qui si trova la mia chiesa, ma voglio stamattina festeggiare insieme a voi questa giornata ricordandovi e esortandovi donne nate nel 1966 o lì vicino, ricordarvi di vedere le cose dal punto di vista di Dio sempre, e cioè dall'alto. Vedete questo panorama, bellissima Firenze? Bene, Dio vede le cose dall'alto e ci ha posti in alto, seduti con Cristo. Ricordiamo di vedere ogni circostanza, ogni situazione proprio come fa Lui dall'alto e gettare ogni peso su di Lui, perché Lui si vuole prendere cura di tutti noi. Gloria a Dio. Un abbraccio a tutti voi, buon proseguimento della trasmissione e a presto. Buongiorno, sono Anna, ho 56 anni e questo video lo dedico a te che sei stata scelta da Dio come donna, come mamma, come figlia, come moglie. Dio ti ha benedetta, ma non solo, tu sei anche una grande benedizione. Dio ti ama così come sei. Rispettati e fatti rispettare.
Che bello, due messaggi molto Bellissimo. importanti, eh? Patrizia ci suggeriva di guardare dalla prospettiva di Dio, quanto è vero questo messaggio, quanto è importante guardare dalla prospettiva di Dio, il quale vedendo dall'alto vede tutte le cose terrene, piccole, insignificanti, invece tante volte siamo portati a guardarle dalla nostra prospettiva, quindi ci sembrano giganti e noi come formiche, e il Signore ci invita a guardarle invece da una prospettiva diversa. E poi l'altra sorella, che ora non ricordo come si chiama, Anna. diceva: tu sei benedetta per benedire. Che bel messaggio! Ogni donna deve desiderare la benedizione di Dio per fare che cosa? Per conservare? No, per benedire gli altri. Quindi l'altruismo, nella benedizione, ricevere per dare. D'altra parte noi possiamo dare soltanto quello che abbiamo in questi vasi di terra. Se in questi vasi di terra c'è amore, noi riusciamo ad amare. Se abbiamo misericordia, riusciamo ad essere misericordiosi. Se abbiamo compassione, riusciamo ad avere compassione e così via. Quindi vogliamo dire, Signore, riempi questi vasi della tua benedizione affinché possiamo benedire anche gli altri. Prima di ascoltare le altre sorelle che hanno dei messaggi sempre meravigliosi per altre donne, ti vorrei chiedere, Simona, ci sono delle donne nella Bibbia alle quali possiamo ispirarci? Sappiamo che noi donne siamo forti, sì, ma siamo anche molto fragili, vulnerabili tante volte. Queste donne della Bibbia erano invincibili, erano temerarie. Com'erano? E quali di essi possiamo prendere come esempio per poi trarne una lezione di vita per noi? Sì, allora nella storia è piena di storie di donne della Bibbia, non solo uomini, ma ci sono tantissime donne che sono in realtà, io ho scoperto personalmente che sono donne molto semplici che hanno trovato coraggio proprio nella fede, coraggio anche nei momenti difficili, nelle avversità. Io ho selezionato alcune donne della Bibbia, ad esempio. Quella che mi colpiva proprio stamattina mentre ero un pochino in preghiera, proprio per questo incontro di oggi, mi colpiva la storia di Ruth. La storia di Ruth. Allora, la storia di Ruth è una donna moabita che lei si ritrova, diciamo, in questa amicizia con la suocera. Quindi, mentre noi leggiamo, diciamo, delle storie di queste donne, noi possiamo proprio riscontrarci noi, quindi il rapporto con la suocera. Quindi è questa suocera Naomi che lei si ritrova quindi con un marito che in seguito di una grande carestia, lei decide di spostarsi a Moab, quindi è un'ebrea, e quindi fa due figli. E questi due figli poi si sposano, quindi hanno queste due mogli che sono Ruth e Orpa. Cosa succede? Succede una grande disgrazia, perché nella quotidianità purtroppo della vita succedono quindi situazioni difficili. A volte crediamo che quando leggiamo la Bibbia è tutto rose e fiori, se c'è Dio quindi è tutto bello tranquillo, invece no, noi scopriamo proprio che delle donne di fede, delle donne coraggiose, delle donne che hanno trovato forza nel Signore, sono proprio donne che hanno affrontato delle gravissime avversità, perché qui ci ritroviamo una Naomi, una suocera che muore improvvisamente il marito e poi, dopo che si sono sposati i suoi due figli, muoiono entrambi i suoi figli, quindi lei si ritrova da sola e quindi c'è questo dialogo molto bello con queste sue due nuore, quindi con Rutte e Orpa, dove gli dice: ormai non ho più figli da darvi, ritornate nel vostro paese, perché lei voleva ritornare nel suo paese d'origine, che era Betlemme, quindi era Israele. E quindi noi vediamo proprio questi due atteggiamenti di queste due donne che sono completamente diverse. Infatti qui avevo proprio segnato proprio le due caratteristiche di queste due donne, no? Quindi troviamo Ruth e troviamo Orfa. Quindi vediamo che quando la Naomi, quindi la suocera, dice: guarda, io sto ritornando nel mio paese, in Israele, voi potete rimanere qua, quindi in questo paese dei Moabiti, no? Che non erano ebrei, e quindi rimanere nel vostro territorio. Cosa succede? Noi vediamo che nella prima istanza entrambe dicono: no, 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 veniamo con te. Ma quando poi comunque vediamo che proprio la Naomi insiste un po' anche in questo senso nel dire: guarda, non ho altri figli che potete aspettare che crescano, divertente anche questo, potete aspettare che crescano per poterli sposare. E quindi dopo un po' noi vediamo che la prima nuora subito dice: ok, io rimango in questo territorio, mentre invece quello che vogliamo mettere in evidenza oggi, quindi che a volte ci nutre, io ad esempio mi nutro tantissimo con questi personaggi della Bibbia perché amo vedere le loro reazioni e in particolare voglio nutrirmi di quelli che
cercano di affrontare le loro avversità con la forza del Signore, perché noi troviamo una Ruth invece che lei fa una scelta d'amore. Lei dice: io continuerò a seguirti. Infatti possiamo proiettarlo, casomai, Ruth 1, 16-17. Dice: non insistere, Ruth dice alla sua suocera, non insistere perché io ti lasci, io non me ne, e che me ne torni lungi da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morrai tu, morrò anch'io, e quivi sarò sepolta. Quindi cos'è che noi mettiamo a confronto queste due donne? Entrambi potevano avere la scelta, giustamente ormai i mariti erano morti, di rimanere nel loro territorio, nel luogo dove loro avevano la famiglia anche d'origine, ma in realtà noi vediamo una Ruth che lei ha fatto un patto importante. Quindi io lì che cosa mi nutro? Mi nutro proprio di questa donna coraggiosa che ha fatto un patto serio e quindi ha detto: dov'è la tua famiglia, sarò anch'io. Quindi anche se non c'era più il marito, lei ha continuato a rimanere fedele a quel patto. Quindi il suo amore non era un sentimento emotivo di Orpa, che subito lei lascia andare e ritorna indietro, mentre invece vediamo Ruth che continua. Qui scriviamo così: è intelligente, è un'intelligente scelta d'amore, è fedele, serena, è anche gioiosa, non è che lo fa con fatica. Difatti noi vediamo come caratteristica di Ruth, oggi abbiamo preso Ruth, proprio perché lei non si lamenta, a differenza di una suocera che era amareggiata, quindi la Bibbia ci dice che comunque era amareggiata, quindi anche lì possiamo prendere un esempio di una suocera che ha avuto un lutto, dove può scegliere sempre, Dio ci fa scegliere, dice: io metto davanti a te la vita e la morte. Quindi lei in quel caso, Naomi, non ha sopportato, non è riuscita a superare, perché il lutto a volte deve essere elaborato, è molto difficile. Però in questo caso possiamo vedere che la nuora accanto l'ha aiutata ad incoraggiarsi, l'ha aiutata anche ad affrontare questo momento di avversità. E quindi vediamo proprio che Ruth decide di non lamentarsi, di non essere amareggiata, di rimanere a fianco, anche se non è stato semplice per lei. E quindi, se fosse stato chiuso così il libro al primo capitolo, avremmo semplicemente detto: wow, che bello Ruth! Invece, in realtà, vediamo che ci saranno altre avversità, ma lei continua a rimanere fedele accanto alla suocera, e Dio ha stabilito poi un piano, un secondo riscatto, un nuovo marito per lei. E addirittura noi troviamo Ruth, che è la bisnonna di Re Davide, e Ruth è addirittura un'antenata di chi? Di Gesù Cristo. Quindi vediamo che la stessa donna, che anche se era moabita, ha deciso di seguire, quindi ad abbracciare anche la fede della suocera. Io ho conosciuto tante donne in cui, anche ultimamente, una donna in cui il marito, ad esempio, è cristiano e lei invece è musulmana, e ho conosciuto proprio questi giorni la suocera che è cristiana. E quindi è interessante proprio nutrirsi di questo, cioè come poter continuare a portare avanti proprio quei valori di fede, quello che poi dopo funziona. A volte anche quando parlo alle persone mi dicono: perché devo diventare cristiana? Semplicemente perché sta funzionando, semplicemente perché ti dà un beneficio ad avere una relazione intima con Gesù, ti dà davvero quella forza, non è solo una cosa della mente, tipo mi convinco. È un qualcosa, è una fede e certezza di cose che si sperano, quindi è un qualcosa di forte che nel momento dell'avversità tu vedi davvero di che pasta sei fatto. Quindi io volevo incoraggiare, ecco, queste donne che ci stanno ascoltando nel Ruth, quindi anche in una morte di un marito, anche in una morte del suocero, cioè lei è rimasta fedele a questa suocera, anche se era amareggiata. Perché lei poteva scegliere di rimanere, di dire: vabbè, sei amareggiata, me ne ritorno nella mia famiglia. Invece no, è riuscita. Con questa nuova fede in Cristo, in Dio, quindi questa fede ebrea, lei è riuscita a dare forza alla suocera e Dio aveva preparato per lei un nuovo matrimonio e una nuova linea generazionale. Gloria a Dio, meraviglioso. Visto che hai chiuso con un altro incoraggiamento, a questo punto qua vogliamo ascoltare anche altri due o tre, in base alla regia come ci ha preparato, di messaggi di donne per altre donne. Prego. Daniela, in questo giorno non posso non fermarmi e ringraziare Dio per come ci ha fatto. Solo Dio poteva pensare o creare qualcosa di così prezioso come la donna.
E oggi ti voglio invitare proprio a fare lo stesso, a ringraziare Dio perché ci ha fatto creature così fragili, ma così forti, così desiderosi di amore, di rispetto, però allo stesso tempo siamo disposti a sacrificare tutto per le persone che amiamo, così delicate, però capaci di smuovere le montagne se serve. Inoltre siamo capaci di piangere e ridere anche nello stesso momento. Quindi voglio proprio invitarti in questa giornata a ringraziare Dio per come ti ha creato in modo stupendo. Auguri, donne! Buongiorno donne, buongiorno e buona festa della donna a tutti. Sono Daniela, ho 45 anni e sono qua per ricordarti quanto Dio si prende cura di ogni situazione, di ogni cosa. La parola di Dio dichiara che di guardare i gigli come crescano e non faticano e non filano. Eppure vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria si vestì come uno di loro. Noi come donne che ci teniamo alla nostra immagine, ci teniamo ai nostri vestiti, a tutte le situazioni che ci riguardano, Dio ha il controllo di ogni cosa e proprio come veste i fiori e l'erba nel campo ha molto più cura di ognuna di noi. Quindi ti incoraggio a credere che Dio ti ama, che Dio pensa ad ogni situazione della tua vita e ti auguro ancora auguri per questo giorno. Gloria a Dio, che bello, anche loro hanno evidenziato che noi donne siamo fragili e forti allo stesso tempo, abbiamo bisogno di attenzioni, di cure. E sai, proprio allacciandomi al personaggio che tu hai poc'anzi citato, Ruth, lei dimostra di essere una donna che sa amare in più occasioni, non soltanto quando ha seguito sua suocera, ma anche quel passaggio meraviglioso dove Boaz la fa mangiare e c'è scritto che lei mette da parte una porzione che poi la sera la porta a sua suocera. Quanto è bello il pensiero e il cuore di questa donna che non pensa soltanto a se stessa, no? Solitamente c'è la tendenza di ok, ora è il mio momento, mi godo il mio tempo, questo momento. Invece lei ha un pensiero per la suocera. Ma se abbiamo visto quanto è forte Ruth, quanto è amabile Ruth, ci sono anche altre donne che sono state maltrattate nella Bibbia. E cosa possiamo, se ci vuoi fare qualche esempio di donna maltrattata, che esempio possiamo trarne da queste donne? Allora, tra le varie donne maltrattate ce ne abbiamo tante nella Bibbia. Scegliamo ad esempio Abigail. Io ho selezionato Abigail, quindi cercando anche un po' dei personaggi che non conosciamo tanto, insomma, non sono tantissimo famosa. Abigail in realtà è la donna di, aspetta, il marito si chiama Nabal. Allora, un marito maleducatissimo, un marito iracondo, un marito odioso, diciamo, no? Quindi qua tante donne potrebbero dire, no, i mariti sono bellissimi, noi li benediciamo, però a volte ci possono essere queste situazioni e io ne ho incontrate tantissime. Quindi cosa succede? Succede proprio che invece questa donna riesce a far riflettere Re Davide, perché Re Davide aveva fatto una richiesta e questo Nabale, questo marito, proprio il suo carattere, proprio si mette in evidenza davanti, immaginate, al Re Davide. Quindi lui continua, cioè non è che pensa che è Re Davide, che può fargli un favore, che può aiutarlo, no, lui continua a rimanere quindi attaccata a questo carattere così scorbutico. E invece noi in realtà vediamo quindi un'Abigail che improvvisamente prende il sopravvento nel positivo, cioè cerca proprio di mettersi in mezzo. Quante volte le donne anche si prendono le colpe? Io, ad esempio, c'è un esempio bellissimo di mia mamma. I miei genitori sono meravigliosi, mio padre è di una gentilezza incredibile, quindi non è assolutamente una balla. Però io so tante volte che mia mamma si è presa anche delle colpe per quieto vivere, per cercare di essere brava, di mantenere l'unità. Io imparo tantissimo da mia madre. E quindi cosa succede? Che lei addirittura riesce a far riflettere Re Davide, riesce proprio a farlo ragionare, anche se poi alla fine purtroppo, insomma, non riesce. Quindi questo Nabale fa una finaccia. Questa però è un'altra storia che non la vogliamo raccontare, vogliamo rimanere davvero a questa Abigail, questa donna comunque che ha combattuto, che è stata anche in grado un po' di prendersi alcuni soprusi, però quando è stato il momento importante lei è intervenuta ed è riuscita davvero a poter mostrare anche un'altra situazione
cioè è riuscita, come dicevo qua, no? Parte, vedi, carica di doni. Ecco, lei quando va a parlare con il re Davide, avevo scritto questo, carica di doni i suoi animali, si dà la colpa pur non c'entrando niente. Questo è tipico delle donne, vedi, anche troppo, di darsi la colpa pur di risolvere un problema. E lì si vede questo, che il talento delle donne, lo leggo, è multiforme, ma c'è anche questa dimensione di curare i rapporti e di farlo prima del bilancio delle colpe e dei meriti, perché il rapporto ha un valore intrinseco e molto importante. Quindi questo voglio davvero incoraggiare tutte quante noi donne, proprio di combattere davvero a volte per i rapporti. A volte ci può stare, no? Cioè di non far uscire troppo questa sorta di essere vendicative, questa sorta di non perdonare, ma di rimanere sempre delle donne morbide, perché se noi sappiamo davvero che Gesù è accanto a noi, anche se lui vede quel piccolo sopruso, quindi non parlo di maltrattamento, assolutamente no, però proprio pur di salvare comunque quella relazione, alla lunga questo porterà frutto. Difatti poi Abigail diventa la donna anche di Re Davide. Questa poi è un'altra storia. Bellissimo questo personaggio e incoraggia tante donne che, ahimè, sono costrette a prendere in mano le redini di casa, no? Tante volte ci manca proprio la guida. E come dicevo in qualche altra puntata, noi donne amiamo la sottomissione, che molti non conoscono nemmeno il vero significato della sottomissione, ovvero mettersi sotto la missione, sotto la protezione, sotto la guida, perché in realtà amiamo essere guidate, per me è un riposo. Purtroppo ci sono tante donne che non hanno la benedizione e il privilegio di poter stare sotto la guida di un uomo che le conduca, no? E si trovano ad assumersi delle responsabilità anche se non se le sono cercate. Ed è meraviglioso considerare il personaggio di Abigail perché, come hai detto tu, lei si è scusata per degli errori e per dei torti che non ha fatto. E se lei non fosse stata così temeraria ad andare incontro al re Davide, sicuramente tutta la sua famiglia sarebbe stata sterminata. E invece con il suo carattere forte, pronto, no? Sai, ci sono alcune donne che sono sempre indecise, cosa faccio? Faccio o non faccio? Faccio o non faccio? Dico o non dico? Invece il Signore vuole una donna ferma, determinata, che se il Signore ti chiama, se ti mette davanti un peso, una responsabilità, un bisogno, un'urgenza, ti devi muovere, ti devi subito azionare, non puoi tintennare, perché altrimenti facciamo la fine di Lot, che dovette essere tirato dall'angelo perché lui non si muoveva e c'è scritto chiaramente che non si muoveva. Prima di farti l'ultima domanda, carissima Simona, vorrei ascoltare gli ultimi messaggi che abbiamo ancora da ascoltare. Prego. Buongiorno, ciao, sono Francesca, ho 54 anni e sono moglie, sono madre di tre splendidi figli, sono sorella e nella mia vita ho attraversato difficoltà, situazioni molto impegnative, depressioni, purtroppo, scoraggiamento, ma ho sempre avuto quella fede e quella forza di appoggiarmi a quel Dio meraviglioso che conosciamo attraverso la preghiera e il sostegno dei fratelli. Sono riuscita proprio a combattere, a uscire fuori, ad avere quella forza, quella determinazione, quel sostegno attraverso lo Spirito Santo, attraverso la sapienza e la saggezza che Dio, con cui Dio ci istruisce. E oggi voglio incoraggiarti ad andare davanti a quel trono di Dio e portare tutte le tue situazioni difficili, più o meno grandi, perché Lui ci dice: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Abbiamo fede in quel Dio, abbiamo fede perché Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è la stabile roccia, Lui è quell'ancora su cui non dobbiamo vacillare e ti incoraggio proprio a trovarlo, a cercarlo e lui si farà trovare. Dio ti ama.
Voglio lasciare un messaggio a tutte le donne. Voglio dirti che tu non sei il sesso debole, tu sei un potenziale che Dio ti chiama, tu hai una chiamata, sentiti proprio chiamata e sentiti parte del piano di Dio, perché non sei stata scelta per stare in un angolino, ma sei stata scelta per l'opera del grande re di Gesù, egli stesso ha detto che chiunque viene a me non lo caccerò fuori. Quindi tu vali, sei forte e sei chiamata. Ciao a tutte, oggi è la festa delle donne e io voglio ringraziare Dio per tutte le donne di questa nazione. Donne, noi siamo importanti. Oggi voglio incoraggiare ognuna di voi ad avere fede, a confidare in Dio in ogni circostanza della vita. Sappiate che voi siete importanti, non per ciò che voi fate, ma per ciò che voi siete. Quindi ho una grande aspettativa per ciò che Dio vuole fare attraverso le donne in questa stagione. Un abbraccione, ciao! Buongiorno, donna preziosa, grandemente amata. Oggi è un grande giorno, non soltanto perché è la festa delle donne, ma perché ci sentiamo grandemente amate. Vogliamo trasmettere un messaggio d'amore per tutte le donne che ci ascolteranno. Io sono Filomena, ho 50 anni. Io sono Anna, ho 33 anni. Io sono Amalia, ho 38 anni e con il nostro sorriso Vogliamo trasmetterti il vero compitore dell'amore, colui che è Cristo Cristo Gesù. Gesù. Sei grandemente amata, non lo dimenticare e vivi questo giorno con il vero senso dell'amore. Un abbraccio. Ciao. A te che sei una giovane donna, io ho un messaggio per te. Tu sei speciale. Sì, hai capito proprio bene, tu sei speciale. E non perché qualcuno te lo ricorda ogni giorno o perché magari qualcuno te lo scrive, ma perché tu lo sei. Tu sei unica. Dio ha creato te per un progetto e per uno scopo specifico. Perciò scopri qual è quel progetto che Dio ha pensato proprio per te e non ti far abbattere da quello che le persone pensano o da quello che le persone dicono. Tu sei speciale, non perché qualcuno te lo dice, ma perché tu lo sei. Grazie, grazie, che donne meravigliose, Bellissimo. che messaggi straordinari, che bello. Però voglio dire una cosa, non siamo vasi deboli, la Bibbia dice delicati, che è diverso da debole, ovvero pregiati. Quando parla di delicato, davanti ai miei occhi si configura un bel vaso di porcellana di quelli bonsai, trasparenti, belli, quella porcellana sottile sottile. E quelli infatti vanno messi in un posto d'onore. Infatti quel passaggio biblico, se non erro, in Pietro, 1 Pietro 3,7, che dice ai mariti onoratele, no? Perché sono vasi più delicati. Quindi onoratele proprio come si fa con gli oggetti preziosi, si mettono nei posti più belli, si onorano. Quindi non siamo deboli, noi siamo soltanto dei vasi pregiati agli occhi di Dio. Simona. Sono delle donne meravigliose, hanno dato dei messaggi bellissimi, sinceramente quando arriva un De messaggio delle da amiche donna, speciali, quando delle arriva un amiche messaggio, speciali. amiche speciali, meravigliose. Abbiamo parlato di donne coraggiose, di donne di fede, perché in tutto questo per agire nel regno di Dio e per ascoltare la voce di Dio serve una buona porzione di fede. Ci sono anche delle donne, immagino tu abbia già pensato a qualche donna temeraria che ci possa essere, che possa essere per noi un buon esempio di vita, proprio come agire nelle difficoltà, oppure quando davanti a noi si presentano delle situazioni particolari dove bisogna agire prontamente con la sicurezza che Dio ci manda. Prego. Allora, io ho scelto un'altra donna, che questa donna si chiama Anna, che è la mamma di Samuele, che poi è diventato un profeta. Ho scelto questa donna perché insieme con lei anche ho scelto le donne ebree che partorivano, che la Bibbia dice che erano molto forti. Quindi ha a che fare proprio anche con la fertilità e ha a che fare anche proprio con il desiderio di avere figli. Cioè la donna anche è nata per partorire.
È così, cioè comunque a volte la mancanza di un figlio, cioè, crea un po' di tensione per una donna, no? Quindi anche il fatto di non averli. E quindi c'era proprio questa donna che si chiama Anna, che lei proprio era in agitazione, era in ansia, era un po', in difficoltà proprio perché non riusciva a partorire. Noi vediamo proprio questa storia, la troviamo in Primo Samuele. In Primo Samuele, quindi in questo caso quindi abbiamo due donne, due mogli di questo uomo che si chiama Elcana, ok? Quindi lui aveva queste due mogli, quindi Anna e l'altra si chiamava Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna invece non aveva figli. Quindi ogni volta che loro andavano al tempio a ringraziare il Signore, Anna si ritrovava sempre un po' in difficoltà, perché poi tra l'altro c'era anche una sorta di invidia questo. Cioè l'altra donna anche la maltrattava, cioè la trattava male. Però noi vediamo sempre questa, una donna che comunque persevera, una donna che ha fiducia nel Signore, anche se ci sono delle circostanze avverse, delle difficoltà, lei in qualche maniera riesce a governare le circostanze. Ecco, come stavamo dicendo prima, una donna che può essere audace. Quindi cosa succede? Quindi alla fine lei di fatti riceve la benedizione di questo, perché una volta si ritrova al tempio in cui lei inizia a pregare, cioè una donna che sa anche a chi rivolgersi per ricevere aiuto. Difatti io volevo condividere a proposito anche questo passaggio di Giovanni 16:24, dove dice questo: fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, ma chiedete, dice Gesù, e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Quindi la donna Anna, lei sapeva a chi rivolgere le sue richieste, a Dio, in preghiera. Come? In preghiera e in supplica, e con pazienza continuava a rimanere ferma in quella sua richiesta fino a che succede proprio che le nasce questo bambino. Ma lei aveva fatto un patto con Dio, aveva detto: Signore, se tu mi darai questo bambino, io lo consacrerò per te e lo porterò a servire il tuo regno. E io credo che come donna cristiana, come mamma cristiana, come sono anch'io, la più grande gioia per noi è, oltre al parto, oltre avere dei figli e sapere davvero che sono dei figli che possiamo proprio consacrarli a Dio, non tanto che devono seguire le nostre orme, ma che possano essere l'adempimento del piano di Dio per la loro vita. E così è successo. Quindi lei ha ricevuto questo figlio. Quindi vediamo, ecco, questa donna. Ma un altro punto, e poi dopo ripassiamo la linea con te. In Esodo, voglio un attimo leggere, perché proprio stamattina, mentre ero in preghiera con altre donne di intercessione, il Signore proprio parlava proprio questo, sulla forza di queste donne ebree, quindi sulla forza di queste donne cristiane, anche proprio nel partorire. E difatti qua ci ritroviamo in questo punto quando ormai il popolo di Israele era in Egitto, quindi muore, diciamo, questo faraone che aveva creato un favore per Giuseppe, quindi per tutta la famiglia, la dinastia, diciamo, ebrea che era riuscita ad entrare in Egitto. Noi troviamo che questo faraone inizia a preoccuparsi. Perché? Perché questo popolo, diciamo anche oggi, il popolo cristiano si moltiplica perché è un popolo forte, è un popolo numeroso, è un popolo anche forte di vigore. Ma qui la Bibbia ha voluto parlare di queste levatrici. Lui ha voluto cercare di dire a queste levatrici che avrebbero dovuto uccidere quando sarebbe nato un figlio maschio. Ma invece le levatrici che erano timorate di Dio, lo leggiamo qua. Leggiamo Esodo 1:15. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici, quindi prima gli ha imposto un lavoro duro, ok? Quindi a volte, stamattina riflettevo anche quante volte una donna in carriera cerca di rinunciare alla maternità, ok? Cerca di rinunciare per il suo lavoro. Invece questo proprio voglio che sia un incoraggiamento, perché stamattina proprio pregavo questo, che sia invece un incoraggiamento per te come donna, che è importante il lavoro, è importante la carriera, ma è importante anche comunque fare figli, è importante davvero mettere al mondo altri figli. E quindi qui possiamo vedere in 15 il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, le quali si chiamavano, e quando assisterete, gli dice così: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se uno è maschio fatelo morire, se è femmina lasciatele vivere. Ma le levatrici temettero Dio, quindi la donna, vedi, la donna che teme Dio, non fece quello che gli aveva obbligato il re d'Egitto, anche se significava eventualmente una morte, anche se significava qualcosa di rischioso. Quindi loro hanno deciso, perché la chiave è temevano Dio. Quindi una donna cristiana che teme Dio, al primo posto c'è sempre la volontà di Dio, fare la sua volontà, anche se forse il datore di lavoro, forse qualcun altro ci sta dicendo di fare cose che sono contro la parola di Dio. La donna cristiana, quindi una donna forte e audace, una donna che segue il volere di Dio. Quindi le levatrici temettero Dio, non fecero
quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Però voglio continuare e poi chiudiamo. Allora il re d'Egitto chiama queste levatrici, senti che carino, e dice: ma perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane. Okay? Una donna in Dio non è come una donna non credente, c'è differenza. Esse sono vigorose, tu sei vigorosa, e prima che le levatrici arrivi da loro hanno già partorito. Quindi le donne davvero in Cristo, che amano il Signore, che sanno a chi rivolgere la propria preghiera, sono delle donne forti, sono donne vigorose. Quindi se c'è qua davanti a noi una donna che ha problemi di sterilità, problemi nel partorire, noi ti incoraggiamo davvero. Io ho sentito tantissime storie di donne che poi hanno avuto tantissimi figli, hanno semplicemente perseverato e indirizzato la loro preghiera al Signore, e il Signore ha risposto alle loro preghiere. Che bello, straordinario, la storia di queste donne vigorose che partorivano figli nonostante l'ostilità, nonostante qualcuno voleva sopprimere questo popolo e voleva vederlo distrutto, andare avanti, quindi disubbidire anche queste donne, queste levatrici che disubbidivano anche a un comando, no? Hanno rischiato la propria vita per ubbidire invece per sottomettersi alla volontà di Dio. È straordinario quando hai detto le donne di Dio sono vigorose, non sono come quelle di fuori che non hanno Dio, perché in realtà non siamo forti di nostro, ma è Dio che vive in noi, ci rende più forti, e facciamo la differenza perché possiamo dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi noi facciamo la differenza nelle azioni e nelle reazioni, come reagiamo quando ci sono delle avversità. Perché tante volte, sai, è facile agire in un certo modo, perché ci è stato inculcato, ci è stato insegnato, quindi noi ci autodiscipliniamo. Però in realtà l'insegnamento vero esce fuori con la reazione. Quindi come reagiamo alle avversità, così si vede se l'insegnamento è andato in profondità oppure no, se questo seme è sceso in profondità oppure no. C'è qualche altro personaggio biblico che ci vuoi citare? Qualche messaggio finale? Abbiamo ancora 10 minuti, 10-15 minuti, quindi sentiti libera di dare un messaggio finale. Noi voglio dire, giusto per amore e da chiarezza, qui non stiamo a festeggiare il giorno della donna come intende il mondo, qui stiamo a dire che noi donne di Dio festeggiamo ogni giorno, noi facciamo festa in Cristo Gesù, celebriamo il nostro Signore, anche la parola di Dio ci invita a presentarci alla sua presenza celebrando il suo nome, celebrando la sua potenza. Quindi noi, se il mondo ha 10.000 motivi per festeggiare, noi ne abbiamo molti, molti di più per festeggiare ogni giorno che Cristo è morto per noi, che ci danno la pace, la gioia, che ci dà uno scopo nella vita, ma oltretutto che ci dà la certezza e la garanzia che oltre questa vita c'è qualcosa ancora di più, di eterno, che non finirà mai. Quindi se noi volessimo festeggiare ogni giorno della vita, per un giorno nell'eternità non basterebbero gli anni di vita che Dio ci ha concesso di vivere. Quindi ti lascio ancora un ultimo spazio, Simona, quello che lo Spirito Santo mette in cuor tuo, dillo per l'edificazione di chi ci ascolta. Sì, volevo anche incoraggiare queste donne che ci hanno mandato dei video, che sono delle carissime amiche, donne che ognuna di loro, io le conosco anche personalmente, so quante situazioni, quante avversità loro hanno affrontato. E fare un video dove loro proprio raccontano proprio quell'amore di Dio, perché è proprio un qualcosa che è stata un'esperienza personale, questo è quello che ci insegna Gesù. Gesù stesso, quando ha parlato ad esempio a Nicodemo, gli ha detto: noi non parliamo di cose che non conosciamo, noi parliamo di cose che facciamo esperienza. Io amo proprio questo di Dio, proprio lui dice, anche l'apostolo Paolo dice: rinnovate la vostra mente, no? Affinché, dice, conosciate per esperienza la buona e accettevole volontà di Dio. Quindi volevo incoraggiare già queste donne che ci hanno mandato il video, e voglio proprio ringraziarvi, perché so proprio quante lotte, quante avversità ci sono state nella loro vita, e se oggi stanno mandando un messaggio di fede semplicemente perché è la testimonianza dell'amore, della forza che il Signore ha per ognuno di noi. Gesù ci ha promesso che mai ci abbandonerà, quindi anche se siamo stati abbandonati, anche se abbiamo vissuto un lutto, io ultimamente sono vicina a due mamme, volevo ricordare oggi insieme con te due mamme, la mamma di Luca
e la mamma di Federico, che sono due mamme che in 2 giorni hanno perso i loro figli di 25 anni. Io sono davvero insieme con la nostra chiesa, siamo proprio molto vicini in preghiera a loro, perché una mamma che perde un figlio di 25 anni, uno per un incidente di fumo all'interno della casa, c'è stato un incendio improvviso dove è morto lui insieme con la nonna, e un altro è stato investito ieri, questo ragazzo di 25 anni che il Signore mi ha dato l'opportunità di poter conoscere brevemente, e siamo proprio vicini anche a queste donne, quindi una donna che ha perso i propri figli, ma io ho visto davvero anche, abbiamo pregato insieme con loro, ho visto la reazione anche davanti ad un lutto, anche davanti ad una difficoltà così difficile che proprio anche come mamme non possiamo immaginare, proprio tu vedi proprio come il Signore dà la forza. E quindi ecco, voglio proprio incoraggiarti che se c'è una donna tra noi che ci sta ascoltando, una ragazza che ancora non ha fatto un incontro personale con Gesù, ti diciamo semplicemente apri il tuo cuore a Lui oggi, dagli l'opportunità di entrare nella tua vita ed inizia a parlare a Lui personalmente, perché Lui ha pagato un prezzo, la croce per la tua vita, e quindi attraverso il suo sangue tu puoi avere salvezza e puoi avere una relazione intima con lui. Quindi grazie Mariana, davvero. Grazie anche a te. Noi tra poco ci incontreremo, anzi ti voglio chiedere di presentare l'evento dell'11, mentre chiedo alla regia di mandare anche la locandina, perché sarà una bella occasione di abbracciarci. È bello vedersi così, ma è bello anche incontrarsi, abbracciarsi e vivere insieme un momento alla presenza del Signore. Prego, Simona. Sì, sicuramente sarà la prima volta che ci incontriamo di persona io e Mariana, perché ci siamo conosciuti solamente così online. Quindi invitiamo tutte le donne che sono qui vicino a Firenze, in Toscana, nei dintorni, a Siena, da dove, anche se volete venire da Roma, abbiamo come ospite speciale Mariana che verrà quindi l'11 marzo a Calenzano alle 18:30. A Calenzano in via Galileo Galilei 26, quindi siete super super invitate, l'entrata è libera, ci sarà uno snack buonissimo, tante donne che già stanno preparando degli aperitivi buonissimi, ci saranno dei giochi, ci saranno momenti di riflessione, abbiamo anche tanto desiderio proprio di ancora di più di incoraggiarti come donna, di poter pregare per te e poter essere davvero un sostegno gli uni per gli altri, quindi sei super invitata sabato 11 marzo, quindi ti aspetto Marianna. Anche per me sarà un onore stare insieme a voi. Dio ti benedica e grazie per aver accettato l'invito oggi a Donne di Fede, per averci condiviso i pensieri che lo Spirito Santo ha messo nel tuo cuore. Dio ti benedica e continua a sassi di te, Simona. Ti abbraccio. Grazie, benedizione a tutti. Bene, oggi abbiamo visto, abbiamo un po' considerato alcune donne della Bibbia, il loro carattere, il loro modo di fare, il loro modo di essere, e voglio incoraggiarti. E ti voglio incoraggiare, rinnovandoti ancora quello che hai detto Simona, sono donne come noi, con le nostre stesse debolezze, con le nostre stesse defiance, con i nostri stessi dubbi, sono uguali a noi. Quindi anche noi, come queste donne che abbiamo citato, possiamo fare la differenza. Quindi, donna di Dio, se realmente tu vuoi avere uno scopo nella vita, vuoi vivere una vita appieno, una vita esuberante, devi proprio accostarti a Cristo Gesù, devi camminare con Lui, ignora ogni macchinazione di Satana che a volte ci vuole togliere valore, e sappi che invece Dio ha fatto di tutto per aggiungere valore alla tua vita. Per lui tu vali tanto, per Dio anche io valgo tanto. Ma tutti insieme possiamo servire il Signore, possiamo incoraggiarci l'un l'altra, come quelle donne che seguivano Gesù di villaggio in villaggio, provvedendo tutto quello che serviva a lui e ai suoi discepoli. Quindi anche noi, se ci uniamo insieme, possiamo diventare una forza, un aiuto per l'avanzamento del regno. Vi ricordo i nostri appuntamenti, che sono sempre lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 14. Dio vi benedica.